di sicurezza e ordine pubblico, nuova visita dell'onorevole Baldelli al commissariato di Fano, con il SUP torna a chiedere la redistribuzione dei nuovi agenti inviati nei mesi scorsi. Carenza di servizi e di personale, con infinite liste d'attesa, Bene Comune lancia una mobilitazione di tutte le forze politiche per la salvaguardia dell'ospedale Santa Croce. Bando crowdfunding, 150.000 euro dalla Fondazione Carifano per 19 progetti del terzo settore. Il 2 ottobre al via la raccolta fondi sulla piattaforma della Rete del Dono. Oggi il 20° anniversario dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. Per l'occasione si è svolto un convegno per la creazione di sinergie collaborative future per lo sviluppo del territorio. Cacciatori di vento, i ragazzi Williams salpano per le Eolie. L'avventura in barca a vela dal 30 settembre al 7 ottobre con un percorso didattico e terapeutico studiato ad hoc. Due panchine dipinte da Open House al porto di Fano, il nuovo progetto di inclusione dal grande valore sociale. Una buona serata e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Nuova visita al commissariato di Fano dell'onorevole Antonio Baldelli e del segretario provinciale Marco Lanzi. Dopo il sit-in del luglio scorso e dopo gli ultimi fatti di cronaca, sono tornati a lanciare un appello per potenziare l'organico e garantire un'efficace presenza sul territorio. Ho deciso di fare una nuova visita al commissariato di Fano per parlare personalmente con gli uomini e le donne delle forze dell'ordine in servizio, perché a Fano, nessuno lo può più negare, esiste una questione ordine pubblico e una questione sicurezza, e per questo già all'inizio dell'estate avevamo richiesto insieme ai sindacati di polizia, in particolar modo insieme al SULP, la redistribuzione dei nuovi agenti inviati dal governo nei mesi scorsi. E dopo le nostre richieste è stato sortito un primo effetto. La questura ha inviato nuovi 5 agenti, di cui un trasferimento e 4 agenti aggregati fino al 28 agosto, e così è accaduto, cosa che ormai non accadeva da anni, che il commissario è riuscito a coprire tutti i turni delle volanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma non è più possibile dopo tutto ciò, dopo il 28 agosto, quando i 4 aggregati sono tornati in questura, perché è tornato prepotente anche il problema della carenza di organico. Ora questa questione di ordine pubblico e di sicurezza non può essere risolto con delle attività spot come sta accadendo in questi giorni, ma con degli interventi strutturali, e quindi torno a chiedere al questore la redistribuzione dei nuovi agenti inviati dal governo nei mesi scorsi. Noi capiamo che la coperta è corta dopo 10 anni di tagli dei passati governi, ma il nuovo governo è tornato a investire già con la manovra di bilancio dell'anno in corso sulle forze dell'ordine e sulla sicurezza, e quindi questa volontà del governo deve essere tradotta anche in questo territorio. Siamo di nuovo qua di fronte al commissariato di Fano perché, come abbiamo visto dagli ultimi fatti di cronaca accaduti in città, è un allarme continuo che un po' tutti adesso stanno manifestando. Ringrazio anche il continuo interessamento dell'onorevole Baldelli, che è sempre presente, che sta cercando in ogni modo di aiutarci. Chiaramente il problema che abbiamo sollevato come SULP, poco tempo fa abbiamo fatto anche una manifestazione qua in questo senso, è che il commissariato di Fano ha gravi carenze d'organico. Un dato soprattutto è che su 23 agenti che dovrebbero esserci previsti dalla pianta organica ce ne sono soltanto 16. Gli agenti sono quelli che proprio assicurano il controllo del territorio. E gli ultimi fatti di cronaca dimostrano che c'è bisogno veramente di più risorse per il commissariato, perché altrimenti è difficile veramente riuscire a garantire il controllo del territorio. Gli ultimi fatti di cronaca, in qualche modo poi gli agenti e i poliziotti del commissariato sono riusciti in qualche modo a risolvere e arrestare anche coloro che avevano commesso i reati. Però è veramente difficile riuscire a farlo con così poche risorse, anche perché un commissariato di Fano, poi adesso è iniziata anche la stagione calcistica, deve assicurare tantissimi altri servizi, deve assicurare i servizi di ordine pubblico, deve rilasciare i passaporti, licenze, quindi il lavoro è tantissimo. Il problema grosso, ripeto, è che dal 2020 ad oggi sono andati in pensione 14
operatori di polizia, ne sono arrivati soltanto 8 e solo ultimamente il questore ne ha assegnato soltanto 1. Quindi questo deficit purtroppo delle carenze dell'organico continua ad aumentare. Bene, Comune lancia l'allarme per l'ospedale di Fano, carente di uomini, carente di servizi, con tempi lunghi per le sue prestazioni e infinite liste di attesa. Si mostra sempre più insufficiente a rispondere alle necessità degli abitanti della città di Fano e dell'entroterra. Il servizio è di Massimo Foghetti. La sorte dell'ospedale Santa Croce è entrata in una fase decisiva. La Regione Marche, con gli assessori Filippo Saltamartini e Francesco Baldelli, ha annunciato l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'ospedale di Muraglia. Il sindaco di Fano teme che il nosocomio fanese venga ancor più penalizzato rispetto a una situazione attuale che lo pone in sottordine rispetto alle necessità dei cittadini. Cittadini di Fano, ma anche dell'entroterra. Ad alzare il livello di guardia e a mobilitare tutte le forze politiche è insorto Bene Comune, che con Carlo De Marchi e Luciano Benini ha suonato il campanello d'allarme, partendo da una carenza storica, quella dei servizi territoriali. Anzitutto bisogna garantire a tutto il territorio provinciale, soprattutto all'entroterra di Fano, i servizi territoriali, quelli che durante la pandemia tutti si sono accorti erano stati, se non azzerati, sicuramente depotenziati. Bisogna fare esattamente il contrario. Poi oggi abbiamo cercato di far emergere la situazione critica in cui si trova l'ospedale di Fano. Perché si trova in questa situazione? Perché noi abbiamo avuto un centrosinistra che ha pensato di realizzare un ospedale unico provinciale. In questo modo aveva cominciato a smantellare l'ospedale di Fano in previsione appunto che nascesse questo ospedale unico. Poi il centrosinistra ha perso le elezioni su questa ipotesi, è arrivato il centrodestra, ma il problema è che in questo momento non abbiamo più l'ospedale che avevamo prima di questa scelta dell'ospedale unico, ma il centrodestra ha lasciato lo smantellamento dell'ospedale di Fano e anzi lo ha ulteriormente favorito. In questo momento l'ospedale di Fano, pur avendo molti più accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Pesaro, si trova nelle condizioni di non poter dare tutte quelle risposte che i cittadini arrivati all'ospedale di Fano hanno bisogno. Bisogna ripensare anche attraverso questo consiglio comunale monografico come riequilibrare la situazione nell'ospedale di Fano. Le basi su cui si sostiene un ospedale degno di questo nome sono i reparti di medicina e chirurgia. A Fano però, a parte qualche intervento ambulatoriale e mini-invasivo, la chirurgia manca. Noi non pretendiamo che Fano abbia tutte le funzioni mediche e chirurgiche, ovviamente questo assolutamente no, ma se un ospedale funziona non può avere solo la parte medica e non avere quegli elementi minimi di base della chirurgia che fanno appunto di una struttura un ospedale. Quindi noi chiediamo che vengano ristabilite quelle funzioni minime chirurgiche assolutamente necessarie che devono affiancare la parte di attività medica del nostro ospedale. Tra l'altro il Santa Croce si distingue per i tempi lunghi con i quali fornisce le prestazioni specialistiche. Noi siamo assolutamente convinti che bisogna potenziare la sanità pubblica. Questa amministrazione regionale di centrodestra invece ci dà l'impressione che abbia in qualche modo accettato l'idea che debba invece essere potenziata la sanità privata convenzionata. Secondo noi questo è un errore, perché anche chi non ha le disponibilità economiche per rivolgersi al privato possa essere ugualmente curato in maniera efficace ed efficiente appunto dalla sanità pubblica. La notizia apparsa questa mattina sulle colonne del Corriere Adriatico, intitolata "Non potete toglierci la stock unit alla Santa Croce, faremo le barricate", non ha alcun fondamento. Lo precisa una nota dell'AST Pesaro Urbino. Non ci sono atti di programmazione, non si è mai paventata la possibilità di spostare la struttura in altra sede, tantomeno nella struttura all'ospedale San Salvatore di Pesaro. La stock unit, si legge ancora nella nota, è presente nel reparto
di medicina del Santa Croce di Fano dal 2008 è un punto di riferimento per la sanità provinciale. Una struttura che proprio in questi giorni ha ricevuto la conferma del prestigioso riconoscimento come centro platinum destinato alle strutture che nel mondo sono dotate di percorsi specifici e ottimizzati per il trattamento dell'ictus, già ricevuto lo scorso anno. Come spiegato dal direttore dell'unità operativa Samuele Bedetta, i dati censiti dal centro hanno registrato che il 75% dei pazienti è stato trattato in meno di 60 minuti dall'arrivo in pronto soccorso e il 18% sono stati presi in carico dopo meno di 45 minuti. Cambiamo argomento, aumenta il numero delle associazioni e cresce la somma messa a disposizione dalla Fondazione Carifano per la terza edizione del crowdfunding a favore dei progetti del terzo settore. Finanziati 19 progetti. Il 2 ottobre prossimo partirà la raccolta di fondi dei progetti selezionati dalla Fondazione Carifano per la terza edizione del crowdfunding, un'iniziativa che raddoppia da parte della Fondazione stessa la cifra raccolta dalle associazioni partecipanti. In totale verranno finanziati 19 progetti che orbitano attorno ai settori del sostegno alle persone più fragili, della tutela dell'ambiente e della conservazione dei beni culturali. Questa terza edizione è stata presentata a Villanova di Colli al Metauro, dove opera l'associazione Vivere Sereni, presieduta da Luciano Ordonselli, il cui progetto propone la realizzazione di una struttura modulare per anziani e diversamente abili. Gli altri beneficiari sono l'Africa Chiama, la Caritas, l'Associazione Genitori con Figli per l'Inclusione, l'Associazione Volontariato di San Paterniano, l'Onfalos, l'Oasi dell'Accoglienza, Mariposa, la Cooperativa Polo 9, l'Associazione Italiana Malati di Alzheimer, Adamo, Hauser, l'Oratorio L'Incontro, Demetra, Porte Aperte, l'Istituto Marco Polo di Cartoceto, Lupus in Fabula e l'Associazione Naturalistica Argonauta. Uno per tutte, sentiamo l'associazione ospitante Luciano Ordonselli. Ora oggi partiremo, mostreremo quale sarà, diciamo, il crowdfunding che partirà il 2 ottobre e terminerà il 31 gennaio 2024. È un'iniziativa per noi fondamentale perché ci dà l'opportunità, oltre che di conoscerci, di misurarci come il territorio, diciamo, risponde. Ecco, Vivere Sereni è un'associazione che già sta operando nel territorio e sta ottenendo dei risultati. Che cosa avete fatto e che cosa vi proponete di fare? Siamo partiti diciamo con uno sguardo particolare all'anziano, l'anziano solo e al disabile. Attualmente possiamo fare, in attesa della struttura, gli orti, che sono già partiti da un anno e mezzo e sono contentissimi gli anziani. Facciamo un'attività ludico-ricreativa con i diversamente abili e per il futuro c'è in previsione più che previsione, la certezza di un centro diurno per anziani e anche con 4 posti cosiddetti di sollievo, proprio per dare una risposta in tempo reale alle famiglie che si trovano in difficoltà. Il successo riscosso da questa iniziativa ha spinto il presidente della Fondazione, Giorgio Gragnola, ad aumentare da 100.000 a 150.000 i fondi a disposizione, responsabilizzando sempre più le associazioni a coltivare i loro progetti. Siamo a Villanova per un motivo che ritengo importante. Il progetto crowdfunding quest'anno giunge alla terza edizione. Il primo anno la Fondazione ha messo a disposizione 50.000 euro, il secondo anno 100 e il terzo anno, quest'anno, 150.000 euro. Ci sono tante associazioni che partecipano a questa iniziativa e la conferenza stampa di oggi è qui a Villanova perché abbiamo ormai la conferma che per ogni euro che mette a disposizione la nostra fondazione se ne raccolgono altri 2 dal territorio e dalla comunità di riferimento. Questa è la media, ma il progetto di Vivere Sereni dell'anno scorso ha raccolto 5 volte i fondi che mette a disposizione la fondazione. Quindi questo a testimoniare la disponibilità e l'apprezzamento che la comunità di questo territorio ha voluto tributare all'iniziativa di Vivere Sereni. I progetti sono tutti importanti
ma questo nell'edizione dell'anno precedente ci ha dato conferma che se ci sono progetti ben organizzati, ben strutturati e comunicati adeguatamente, poi la comunità risponde. L'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo compie 20 anni. Il presidente Palmiro Ucchielli, intervenuto ai nostri microfoni, ha definito l'Unione dei Comuni un ente pubblico importante per la crescita e sviluppo del territorio. Sentiamo. Questo 20° anniversario che significato ha per lei? Ma ha un significato importante. Io ho visto nascere prima il Consorzio, poi l'Unione. E basta guardare qui di fronte, una piscina che è stata realizzata grazie all'Unione dei Comuni. Qui a fianco c'è un nido che ha 120 posti e adesso grazie all'Unione ce ne hanno finanziati altri 60 posti in più, quindi 180 posti. Poi l'Unione fa la forza soprattutto nella seconda fase, quando è entrata anche il Comune di Peso, di Monbaroccio, Gabice Gradara, che ne fa la prima Unione delle Marche, la seconda Unione in Italia. Però l'Unione fa la forza, io su questo molto insisto, perché è la verità e questo ne ha un beneficio i cittadini, quindi penso che l'Unione dei Comuni possa avere una buona prospettiva di futuro. Sì, l'Unione Pian del Bruscolo 20 anni fa è stata una scelta molto lungimirante, ha messo insieme dei territori, ha dato una politica, ha creato dei servizi e quindi bene essere qui a festeggiare, anche perché poi grazie a questa esperienza alcuni comuni come Colbordolo e Sant'Angelo in Lista hanno deciso di fondersi in Valle Foglia e oggi Valle Foglia è uno dei comuni più importanti che abbiamo nelle Marche. E Pesaro è entrata in questa Unione dei Comuni perché io credo molto nell'associazionismo, speravo in una riforma complessiva a livello nazionale che ancora non siamo riusciti a far passare, ma non possiamo pensare che 8.000 comuni come sono oggi in Italia possano andare avanti anche in futuro. Abbiamo bisogno di aggregazioni e abbiamo bisogno di incentivi nazionali e locali. A livello regionale non c'è una politica, non ci sono neanche incentivi e questo è un problema per chi come noi vuole invece guardare una pubblica amministrazione innovativa d'avanguardia. Anche i 5 Stelle di Fano raccolgono le firme per il salario minimo. Il movimento sarà presente con un banchetto domani mattina dalle 10 alle 12 a Palazzo Gabuccini, lungo Corso Matteotti. L'obiettivo è quello di far sì che nessun lavoratore sia sfruttato lavorando a meno di 9 euro lordi all'ora. Per chi fosse impossibilitato potrà firmare anche sul sito salariominimosubito.it. 6 ragazzi con la sindrome di Williams sono pronti a partire per le Eolie. Domani prenderà il via questa avventura in barca a vela tra percorsi didattici e terapeutici. Il servizio è di Esther Muscò. Si chiama Bali 46, il catamarano che partirà da Caporlando il 30 settembre alla scoperta delle Eolie, che ospiterà i 6 ragazzi affetti dalla sindrome Williams, che vivranno una nuova entusiasmante avventura all'insegna del divertimento, della scoperta e dell'inclusione. Partiamo dopo il 2017, ripartiamo con un nuovo viaggio, una nuova esperienza. E è un progetto che non è basato solo sulla vacanza pura e schietta, ma diciamo al suo interno ha un ambito di progettualità terapeutica. Poi avremo anche la possibilità, grazie all'ospitalità del comune di Lipari, di visitare posti, andare addirittura a essere accompagnati sul vulcano, con una visita guidata con una guida preparata che aiuterà i ragazzi a capire, eccetera. Ma sarà anche un progetto di inclusione, di condivisione, perché stare 7-8 giorni in 11 persone su un'imbarcazione non sarà semplice, ci saranno dei momenti belli ma forse anche dei momenti un po' di tensione, ma questo è quello che ci serve per preparare i ragazzi alla vita di tutti i giorni. Pronto ed emozionato per la nuova sfida, Nicola Romiti, che lo attende alla scoperta di Porti Nuovi insieme ai suoi amici. Siamo pronti tutti, ci manca solo le valigie e poi basta. Noi ragazzi siamo in 6, dopo c'è mio padre, mia madre, poi dopo c'è lo skipper e altre 2 persone, 2 amici dell'associazione, come l'anno scorso nel 2017 che abbiamo fatto da Genova fino a Trieste, ne ho girato 11 porti, erano tutti belli, mi piaceva un sacco.
un progetto ludico culturale e terapeutico che durerà una settimana, curato dalla dottoressa Laura Brutti, che monitorerà a distanza l'andamento del percorso dei ragazzi. L'obiettivo è quello di far uscire questi ragazzi un po' dalla loro zona comfort, quindi lontano dai familiari, dalle loro amicizie, dal cellulare. Una situazione ovviamente sicuramente molto bella, tra bagni, insomma una sorta di vacanza, ma al tempo stesso mettersi in gioco per gestire i propri spazi, quelli degli altri, e anche dei momenti di condivisione delle proprie emozioni, dei propri stati d'animo, che avendo tanta energia da dover gestire sarà per loro un buon lavoro avere anche dei ritmi più lenti, un ritmo lento interiore intendo, no? A livello proprio psicologico. Il progetto, patrocinato dal Panatron Club di Fano, affida la direzione dell'imbarcazione al suo presidente, che ricoprirà il ruolo di skipper per tutta la durata della settimana, con un programma ricco di impegni. Per me sarà un piacere portare questi ragazzi a conoscere questi posti meravigliosi. Dovrò sicuramente vedere all'inizio queste persone, che per tanti di loro è una primissima esperienza, come si comporteranno in barca. In base a questo cercare di individuare cosa poterli far fare e cosa non poterli far fare in barca, perché poi comunque bisogna fare tutto nel massimo della sicurezza, e questo è un po' anche il bello di tutta questa cosa, vedere giorno per giorno e farli provare giorno per giorno delle esperienze nuove. È una barca che ci permette comunque in sicurezza di fare tantissime cose, perché è una barca grande ma molto sicura, e quindi piano piano cercheremo di farli fare tutte le esperienze possibili, e questo è alla fine il mio compito, quello di farli vivere al meglio tutto e di farli provare quello che è la navigazione, la conduzione di un'imbarcazione. Perché non si ha solo bisogno di terapie, ma anche di andare in barca a vela. Allora buon vento, ragazzi! Da qualche giorno al porto di Fano ci si può sedere su due panchine dipinte dai giovani di Open House, una realtà che promuove progetti di inclusione e programmi di autonomia abitativa per persone con disabilità intellettiva. Un esempio di cittadinanza attiva dal grande valore sociale. Sentiamo le interviste realizzate da Stefania Schiaroli. Inaugurazione davanti alla Capitaneria di Porto di due panchine dipinte realizzate dai ragazzi di Open House. Obiettivo: l'inclusione sociale. Uno spazio dove poter riflettere e dove poter organizzare delle iniziative per poter lasciare un segno. Un valore aggiunto per la città. Uno splendido progetto, una fantastica squadra. Spiegateci il vostro messaggio, il messaggio che volete mandare con questo progetto. Allora, Open House nasce come centro multiesperienziale per dare una risposta a tante famiglie che vivono quotidianamente la disabilità e non solo. Con queste panchine insieme ai ragazzi vogliamo dare un po' una sorta di provocazione anche alle persone che in un modo o nell'altro si siederanno su queste panchine, e abbiamo volutamente scelto due frasi, una che è presa dal Piccolo Principe e che è un invito a guardare oltre e a guardare col cuore le cose, perché spesso è quello il vero essenziale della vita, e nell'altro invece è una domanda. Ci siamo chiesti, prendendola da Up, che è un cartone animato, quanti palloncini servono per far decollare un sogno, ed è un invito a perseguire un po' quelle che sono le proprie aspirazioni, ed è quello che cerchiamo di fare quotidianamente con i ragazzi Open House. Quindi quando vi sedete qui, magari è un modo per sedersi, riflettere, porsi delle domande e al tempo stesso godere anche di alcune belle panchine fatte dai ragazzi e dai volontari di Open House e della stanza dei piccoli. Un altro importante gesto di inclusione per la città. Sì, davvero, questo è un modo di diffondere proprio la cultura di inclusività. Una città che per tutti parte anche dalle piccole cose, proprio come ci ricorda la frase del Piccolo Principe, perché l'attenzione alle piccole cose che hanno un grande valore sociale, un luogo di incontro, un luogo dove le persone possono star bene, e come non riceverlo da Open House, che naturalmente è una realtà molto virtuosa in questo senso, proprio perché utilizza tutte le risorse educative e le mette a disposizione. Dà la stessa possibilità a questi ragazzi di interagire su uno spazio pubblico e nello stesso tempo di misurare anche quelle che sono le proprie possibilità. Quindi avanti tutta, questo è un luogo che loro potranno utilizzare al meglio nel tempo e con tutte le attività che vorranno svolgere. Open House, una realtà di grande valore che ha realizzato un progetto importante. Sì, Open House è ormai da anni una realtà importante che realizza concreti percorsi di inclusione sociale
momenti appunto e attività che danno la possibilità anche a ragazzi e ragazze con disabilità di poter partecipare attivamente alla vita sociale e anche di poter contribuire, come in questo caso, a riqualificare due panchine che comunque sono simboliche e comunque fanno, insomma, fanno vedere insomma, che ci sono attività in cui si possono coinvolgere davvero tutti. E quindi Open House è una realtà importante perché rappresenta poi anche un segno tangibile di cosa vuol dire fare welfare, soprattutto welfare di inclusione, ma welfare anche generativo, perché diversi ragazzi e ragazze che sono seguiti anche dai servizi sociali dell'ambito poi sono appunto inseriti nei percorsi, nelle attività, nei laboratori che Open House porta avanti. E un grande applauso a questi ragazzi. Passiamo allo sport con una cerimonia a Villa Matarazzo. La VL Pesaro si è presentata a sponsor, stampa e istituzioni. Al termine dell'evento il presidente Ario Costa è intervenuto ai nostri microfoni per parlare della nuova stagione sportiva. Questa serata, come ormai tradizione e abitudine, deve essere una serata di, come dire, di orgoglio, di soddisfazione, di ringraziamenti e poi deve essere l'inizio di una stagione, di un'avventura nuova che ci porti a una stagione positiva, competitiva e anche divertente. Che stagione vi aspettate? È una stagione difficile, perché la competitività e gli avversari si sono rinforzati tutti, hanno tutti quanti, sembra che insomma vogliamo arrivare tutti là, poi invece ci arrivano in poche, però siamo consci della nostra forza, siamo consapevoli che il lavoro pagherà e per questo stiamo lavorando molto e siamo soddisfatti. Annata complicata, ma si vede anche quest'anno il supporto dei tifosi? Quello è essenziale, credo che senza di loro potremmo anche già chiudere. È essenziale perché ci danno forza, ci danno spinta e quindi speriamo che capiscano anche loro la loro importanza e come sempre ci diano un sostegno. Vi aspettiamo alla Vitro in Frigo Arena con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Grazie mille! Dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato all'evento Cantiano e Fiera Cavalli che riparte ad ottobre dopo momenti difficili a causa dell'alluvione. Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338 49 68 250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di Strada Baifano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.